Questo mi ha fatto nascere il desiderio che Bologna possa assomigliare un po' a Nardò. Stiamo attraversando un momento di fatica e di fragilità politica, civile e culturale e possiamo imparare molto dal piccolo comune di Nardò. E per me è stato importante che questo contatto sia avvenuto insieme alla mia gente. Ho capito che proprio loro, le persone, devono diventare i miei compagni di strada e i miei maestri di esperienza e di pensiero in questo tentativo di dare alla mia città un contributo di riflessione e di progetto. Dunque, qual è il mio progetto per Bologna? Ve lo dico con le parole di un ragazzo di 24 anni, amico dei miei figli e dei miei nipoti, che stasera vorrebbe essere qua. Mi scrive: cara Amelia, ti scrivo per dirti che sono convinto che sia arrivato il nostro momento. Il tuo cammino politico nasce e si distingue proprio per l'intento di dare voce alla ragionevolezza civica diffusa tra le persone normali, a quel comune sentire e agire di quei cittadini che inventano e sperimentano continuamente buone pratiche come forma di vera e propria resistenza nella vita quotidiana e che troppo spesso sono schiacciati da quelli che paiono, ma non sono e non dovrebbero essere, gli automatismi della contesa politica. Investiti tuo sostenitore e di possibile tipo ideale di giovane elettore bolognese di centro-sinistra, penso che il momento sia decisivo e propizio. E penso che dove ci siano due persone che parlano di come risolvere un problema, lì ci sia la politica. Pane, cioè ciò che non può mai mancare sulle nostre tavole e che significa l'essenzialità della vita e quindi la casa, il lavoro, la cultura, le relazioni. Inclusione, ossia tutto quello che può riguardare le pratiche di convivenza, vissuta come arricchimento e opportunità in più piuttosto che come condanna. Ecco impronta, che significa l'impatto della vita della città sul territorio, sull'ambiente, sulle risorse di consumo, sull'aria che respiriamo, sulle strade e le piazze che ci servono per spostarci, per lavorare, per incontrarci. Laboratorio, ovvero la ricerca di tutto ciò che può valorizzare, rinnovare e ricreare modi di partecipazione attiva e di riconnessione tra i cittadini e l'istituzione comune. Bilancio, tema pesante da rivisitare, ma da rivisitare appunto inteso come tutto il capitale, non solo economico, ma anche sociale e intellettuale della città. Su questi valori, su queste idee e su questi progetti per Bologna ho aperto la mia casa per discutere e confrontarmi con i bolognesi. Vi chiedo ora di continuare ad aprirmi anche le vostre case e i vostri luoghi di incontro per riscoprire insieme che il cammino per Bologna c'è già. Ripeto, il cammino per Bologna c'è già. Concludo con un chiarimento e una proposta. Il chiarimento: chi sono io e chi non sono? In questi giorni sono stati messi e tolti molti cappelli. È cattolica rossa, non è cattolica per niente, è di Sel, appartiene al Partito Democratico, viene dall'Ulivo. Tutto vero. La proposta: carissimi amici, a voi non posso chiedere nulla, perché molti di voi hanno già dato moltissimo a questa città e continuano a dare moltissimo ogni giorno, in famiglia, al lavoro, nelle associazioni, in parrocchia, nei circoli dei partiti. E non vi chiedo nulla se non il tentativo di cambiare sguardo su questa città. Insieme dobbiamo materializzare la città invisibile, la Bologna che vive e che nessuno conosce, la Bologna che c'è e che nessuno è in grado di rappresentare. Per questo vi invito a far emergere la nostra prospettiva dal basso, per non prendere partito tra gli eterni insoddisfatti, ma per rispondere alle esigenze di vita in tutte le sue dimensioni, per tendere a una soddisfazione più alta,
e più condivisa, più difficile ma più bella. In questi giorni, un po' travolgenti per me, continuo a ripetermi: la vita è tosta ma è bella. Sarà meno tosta e molto più bella se le vostre mani, le vostre bocche vorranno convincere gli elettori del centro-sinistra a scegliere me quale candidata sindaco.